tutti, veramente grazie a tutti per aver condiviso questa serata bellissima, luminosa, di grande condivisione, di grande partecipazione. Io voglio fare saluti ai nostri ospiti, cominciando dalle dirigenti, del primo sagrato di Spoleto, la dottoressa Antonella Civa Paglialunga, all'amministrazione comunale di Spoleto, all'assessore Renzi, all'assessore Paroli che ci ha lasciato per qualche minuto, quindi davvero grazie per la partecipazione, al collega dirigente scolastico Mauro Pescetelli, e vi faccio i complimenti perché oggi un'altra bellissima scuola di Spoleto, del liceo artistico, festeggia i suoi 60 anni di vita, quindi Spoleto è veramente ricca di bellissime scuole. Alla vicepreside professoressa Trascarelli, alla vicepreside dell'Istituto di Comprensione di Spoleto, davvero grazie. Veramente ringrazio, che non è un ospite ovviamente, la DSGA Margherita Lezzi, senza la quale non è un ospite. E poi ancora i nostri meravigliosi assistenti tecnici, assistenti amministrativi, collaboratori scolastici, cuochi, guardarobieri, portieri, senza i quali non saremmo qui, quindi davvero grazie a tutti. Grazie ai docenti che sono qui, le funzioni strumentali Roberta Destaguzza, Paolo Diotallevi, Simone Del Bello, Mauro Manfredini che ci saluta, ma davvero tutti i docenti. Questa scuola, lo dico sempre, è una scuola unica perché davvero si respira un clima di unità, davvero il problema di uno è il problema di tutti, è il successo di uno, è il successo di tutti. Festa, la scena degli auguri del convitto, ci avviciniamo ai veri protagonisti di questa bellissima struttura, ovvero agli educatori e alle educatrici, cominciando dalla coordinatrice dell'educatrice Antonella Mommi. Il coordinatore degli educatori Giovanni De Francesco. E gli educatori, ma l'abbiamo già detto, la vera protagonista, l'anima di questa festa, naturalmente il gruppo creatività con Sabrina Arcese, ma naturalmente tutti noi ringraziamo, dov'è? Nadia Aida. Le funzioni strumentali di Aida e la sua palla Michele Di Ponzo. Però anch'io davvero ritengo che i veri protagonisti, le vere protagoniste di questa serata che rimarrà nei nostri cuori davvero a lunghissima, devo dire per sempre, sono gli studenti e le studentesse, i convittori e le convittrici, davvero, davvero, davvero grazie. Adesso Nadia Aida ci presenterà questo uno ad uno i ragazzi e le ragazze protagonisti della serata, ma io voglio ringraziare tutti i convittori e le convittrici che fanno davvero un grande sforzo, perché io credo che lasciare la famiglia a 14-15 anni, lasciare, non abbandonarla ovviamente, ma allontanarsi, significa davvero fare un grande passo per la propria crescita, per la propria autonomia, per studiare qui a Spoleto, all'Istituto Alberghiero di Paroli di Spoleto, quindi davvero grazie a tutti voi ragazzi e ragazze, siete davvero meravigliosi. E adesso Nadia, presente, a Spoleto.